Buonasera gentili telespettatori e benvenuti ad una nuova edizione di Prima TG. Partiamo subito con quelle che sono state le ultime decisioni in seguito appunto alla riunione con la cabina di regia. Il ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia, firmerà in giornata nuove ordinanze che andranno in vigore dopo i 3 giorni dell'area rossa nazionale previsti per il 3, il 4 e il 5 aprile. A partire da martedì 6 aprile, le regioni Marche, Veneto e la provincia autonoma di Trento passano in area arancione. Resta invece in rosso la Campania, dopo le voci che parlano di un eventuale passaggio in arancione. L'indice RT infatti è ancora troppo alto per far scattare in regione l'arancione. È quanto è venuto fuori quindi da una valutazione settimanale eseguita dalla cabina di regia nazionale che ha monitorato i dati dell'ultima settimana. Si attende soltanto il provvedimento di conferma del Ministro della Salute, dunque di Roberto Speranza. Il Presidente De Luca confida a vaccinare 60.000 persone al giorno, così da alleggerire la pressione ospedaliera e uscire dall'emergenza quanto prima. Ma per il momento non vi sarà nessun cambio di colore. Passiamo ora alla cronaca. Al termine di articolate indagini condotte sotto la direzione della Procura della Repubblica di Roma, i militari del reparto operativo del NAS nelle province di Torino, Cagliari, Varese ed Enna hanno dato esecuzione a 4 decreti di perquisizione nei confronti di altrettanti cittadini italiani, ritenuti responsabili di aver inviato tra ottobre 2020 e gennaio 2021 numerose email dal contenuto gravemente minaccioso rivolte al Ministro della Salute, l'onorevole Roberto Speranza. Ad essere indagati per minaccia aggravata, grazie all'utilizzo di sofisticate tecniche investigative e telematiche messe in campo dai carabinieri del NAS, ovviamente sotto il coordinamento della Procura Capitolina, sono 4 italiani di età compresa tra i 35 e i 55 anni, residenti nel Torinese, Cagliaritano, Varesotto ed Ennese, alcuni con precedenti di polizia analoghi al reato ora contestato, celati dietro indirizzi email gestiti da server ubicati in paesi extraeuropei. Sono dunque di estrema gravità le minacce che gli indagati hanno formulato e tutte connesse con le misure e le restrizioni governative adottate in relazione all'emergenza pandemica da Covid. Nei messaggi venivano prospettate ritorsioni e azioni violente nei confronti del ministro e quindi dei suoi familiari, contenenti anche minacce di morte. Nel corso delle perquisizioni condotte con il supporto dei carabinieri, dei nuclei antisofisticazione e sanità e dei reparti dell'arma territorialmente competenti, sono stati sequestrati dispositivi elettronici in uso agli indagati, sui quali verranno quindi avviati i relativi approfondimenti e accertamenti tecnici, volti anche a rilevare la possibile, inclusione degli indagati. Passiamo ora alla situazione Covid in Campania. Puntuale il bollettino di contagi Covid sul territorio divulgato dall'unità di crisi regionale. I positivi delle ultime 24 ore sono 2057, di cui asintomatici 1335 e sintomatici 722. Con positivi, sintomatici e asintomatici che si riferiscono quindi solo ai tamponi molecolari. I tamponi molecolari del giorno sono stati 18.513, mentre gli antigenici sono stati 4.075. Per quanto riguarda i deceduti, si sale a quota 57, di cui 26 nelle ultime 48 ore e 31 morti in precedenza, ma registrati soltanto ieri. I guariti sono 2.979, mentre per quanto riguarda il report posti letto su base regionale, come noto, quelli di terapia intensiva disponibili sono 656, quelli occupati 155. Per quanto riguarda invece i posti letto di degenza disponibili, come noto, sono 3.160, mentre quelli occupati sono 1.558. Immunizzare i cittadini campani per fine estate. Questo è l'obiettivo del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che proprio oggi ha parlato nella consueta diretta Facebook. Lo ascoltiamo. Abbiamo una situazione in Campania di contagi numerosi, ma abbiamo due dati che devono confortarci, perché sono due dati che collocano la nostra regione in una posizione importante, vorrei dire quasi all'avanguardia in Italia. Il primo dato è quello che riguarda
le terapie intensive. Noi abbiamo ad oggi un numero di terapie intensive occupate di 160, cioè abbiamo la metà di terapie intensive occupate rispetto a regioni che sono magari in zona arancione, la metà delle terapie intensive occupate, a conferma del fatto che c'è un lavoro di contenimento, di controllo rispetto all'epidemia. Il secondo dato che misura anche la gravità del problema è quello dei decessi per Covid. Siamo, credo, a 5.400 decessi, 6 volte in meno della regione Lombardia, la metà dei decessi del Veneto, dell'Emilia, della Toscana, credo, del Piemonte, anzi. E dunque c'è, dal punto di vista dei dati essenziali, tenuta delle terapie intensive, decessi per Covid, conseguentemente occupazione dei posti letto negli ospedali, una buona tenuta della nostra regione. Questo ci ha consentito questa volta di non chiudere i reparti ordinari. Se avessimo avuto un'esplosione incontrollata di contagio, noi avremmo dovuto chiudere gli altri reparti per accogliere pazienti Covid. Ad oggi riusciamo, pure in un contesto ovviamente non facile, ma riusciamo a non avere emergenze particolari. Per questo dobbiamo avere una disponibilità di vaccini enorme per chiudere presto la campagna di immunizzazione. Perché se si diffondono altre varianti rispetto alle quali l'attuale vaccino non è efficace, beh, noi rischiamo di ricominciare il calvario. Questo è il motivo per cui stiamo cercando di fornirci di vaccini anche al di là di quelli che sono contrattualizzati dall'Europa, Pfizer, Moderna, AstraZeneca e Johnson & Johnson. Per questi vaccini noi dobbiamo attenerci a quello che decide l'Europa. Per altri vaccini potremmo fornirci in maniera autonoma, nel pieno rispetto delle leggi. Allora noi ci auguriamo di avere sempre di più forniture di vaccini in maniera tale da poter completare l'immunizzazione dei nostri concittadini per l'estate, massimo inizio autunno. Per non dover trovarci di fronte a varianti per le quali gli attuali vaccini magari non sono efficaci. Per farvi capire, noi quando facciamo il vaccino contro l'influenza, il vaccino antinfluenzale cambia ogni anno, perché ogni anno abbiamo un virus diverso. Ecco, noi dovremmo evitare che per il virus Covid succeda la stessa cosa. Per questo i tempi di vaccinazione sono decisivi. E per questo sollecitiamo l'AIFA a valutare, poi può decidere in maniera positiva o negativa, ma a valutare rapidamente anche altri vaccini che sono sul mercato. Effettuata ieri nei comuni di Caivano e Caserta un'operazione di controllo straordinario interforze contro lo smaltimento illecito e i roghi di rifiuti industriali, artigianali e commerciali. Prosegue dunque lo sforzo di repressione e prevenzione dell'abbandono illecito di rifiuti provenienti da utenze domestiche, industriali ed agricole, mirato anche alle discariche abusive. Secondo la pianificazione stabilita con il coordinamento della Prefettura di Napoli con quella di Caserta, le due questure con le altre forze di polizia delle province seguono la programmazione proposta dall'incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi nella regione Campania, proprio nell'ambito della cabina di regia Terra dei Fuochi. Il 1 aprile, dunque ieri, sono entrati in azione 27 equipaggi per un totale di 64 unità interforze nelle località e nei siti in cui abitualmente vengono abbandonati e quindi conferiti in modo illecito i rifiuti sul territorio. Sono state controllate 6 attività imprenditoriali e commerciali, 3 sequestrate.
51 persone identificate, di cui 3 denunciate tra lavoratori irregolari, rei di illeciti ambientali, 5 sanzionate, 16 veicoli controllati, circa 6.000 metri quadri di aree sequestrate e 14.936 euro di sanzioni commutate. Al contempo, i droni ambientali della Polizia Municipale di Marigliano hanno svolto un'attività sul campo Rom di Caivano, rilevando che la situazione rifiuti è rimasta invariata. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni sono sempre reati contestati. Prosegue incessante la sua lotta contro il Covid Somma Vesuviana, che ha sottoscritto un accordo per la nascita del polo vaccinale cittadino che partirà da giovedì 8 aprile in località Rione Trieste in via Trentola. La cittadina sarà l'unico comune del napoletano ad avere un centro vaccinale ed un'ambulanza Covid. Ascoltiamo i protagonisti. Sì, era una notizia che attendevamo da molto tempo, ci stavamo lavorando da circa 3 mesi e grazie alla sinergia con la Curia di Nola, e ringrazio vivamente il Vescovo che ci ha dato una mano grandissima per darci il comodato d'uso gratuito, non direttamente a noi ma all'ASL, questo punto vaccinale. Ringrazio la dottoressa Tavella, dirigente dell'ASL Napoli 3 Sud, e si è creata subito la giusta sinergia e abbiamo appena firmato l'atto ufficiale. E Somma Vesuviana al 99% da giovedì prossimo diventerà un hub vaccinale che servirà non solo ma soprattutto i sommesi, ma anche i comuni limitrofi. Non dimentichiamo che Somma si è dotata di un'ambulanza anche locale. Allora, domanda, l'ambulanza quindi interagirà con questo centro vaccinale? Ad esempio, se c'è una persona anziana che ha la necessità di essere accompagnata al centro vaccinale, questo sarà possibile con l'ambulanza? Non so i termini perché loro sono attrezzati anche con un'ambulanza, con dei medici che serviranno le persone in difficoltà, se c'è qualche problema tecnico qui, c'è un punto all'interno dove sarà, diciamo, servito il paziente che potrebbe avere qualche problema con il vaccino. Ma sicuramente la possibilità di utilizzare la nostra ambulanza Covid c'è al 100%, soprattutto per le emergenze, sia Covid nel momento storico che stiamo attraversando, ma soprattutto, se è il caso, sarà dirottata qui sicuramente per aiutare i nostri concittadini. Ringrazio già anticipatamente la Protezione Civile e il Comando della Polizia Municipale, che saranno compulsati da me a brevissimo, perché loro saranno primi attori, i vigili, per andare a prendere i vaccini al punto vaccinale di Nola, e la Protezione Civile per quanto riguarda l'ingresso delle persone che faranno i vaccini. Sì, io faccio parte di questo distretto 48 da appena 15 giorni, praticamente sono arrivata qua il 16 marzo e abbiamo in pochi giorni attivato il punto vaccinale di Marigliano, ma mi è sembrato giusto fare altrettanto con il territorio di Somma, per avvicinarci quanto più possibile anche alla popolazione di Somma, poiché stiamo ancora vaccinando gli ultraottantenni, i soggetti fragili, è opportuno, e con la sinergia della Curia Vescovile, della Sindaco e di quant'altri di buona volontà, stiamo per attivare anche questo centro di Somma. Restando sul tema Covid, ci spostiamo a Caserta con il nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio e quindi con i dati Covid-19 diramati dall'ASL locale. Nel bollettino di venerdì 2 aprile sono stati certificati 381 nuovi positivi, cui si aggiungono 4 vittime e 349 guariti, per un saldo complessivo di più 28 contagiati sul territorio provinciale. I test processati sono stati 2.860 per un tasso di incidenza del 13,32%, sostanzialmente in linea con quanto visto nella giornata di ieri. Per quanto riguarda le singole città, Caserta ovviamente resta in vetta per numero di casi attivi con 614 persone positive. C'è poi Maddaloni con 492 e Marcianise con 481.
Con grande soddisfazione comunico alla popolazione che l'ASL ha individuato Calvi Risorta come centro per le vaccinazioni. In accordo con tutti i miei collaboratori ho deciso di utilizzare il Palazzetto dello Sport come sede per le vaccinazioni. Da diverse settimane gli uffici comunali sono impegnati ad elaborare le certificazioni necessarie per le agibilità, mentre la protezione civile, sia comunale che associativa, sta svolgendo un lavoro eccezionale dal punto di vista organizzativo. Appena riceveremo direttive dal governo centrale e regionale in merito alle categorie da vaccinare e quindi alle modalità di prenotazione, sarà nostra cura informare la cittadinanza. Le dosi dovrebbero arrivare a breve scadenza, ma la data certa dipende da una serie di fattori, al momento non perfettamente valutabili. Nella giornata di ieri ho incontrato i medici di famiglia, con i quali abbiamo proficuamente elaborato un piano di gestione sanitaria che ci consentirà di fronteggiare al meglio questa situazione. Queste le parole del sindaco locale Giovanni Lombardi. Nel corso della sua consueta conferenza stampa del venerdì, il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato, proprio nell'ambito dei progetti futuri in territorio campano, di un bando per un nuovo ospedale di Sessa Aurunca. È in fase di avvio la gara di progettazione per la realizzazione di un nuovo ospedale nel Casertano. Si tratterà di un investimento da 60 milioni di euro da parte della Regione. La Confesercenti provinciale di Caserta, nell'ambito dell'evento Portiamo le imprese fuori dalla pandemia, ha organizzato un sit-in in piazza della prefettura a Caserta che prenderà il via alle ore 10 del mattino e coinvolgerà tutto il mondo delle categorie aderenti all'organizzazione. Confesercenti, come si legge in un comunicato giuntoci in redazione, ha dato vita ad un'estesa azione di protesta e sensibilizzazione a livello nazionale. Una protesta a distanza che coinvolge il maggior numero di imprenditori in quanto partecipi e parte attiva di un'azione corale volta ad indurre il governo, il Parlamento e le regioni a condividere le proposte della Confederazione del Commercio, del Turismo e dei Servizi. Le ragioni della protesta e quindi le rivendicazioni sono contenute nell'allegato e saranno rese note in piazza della Prefettura proprio mercoledì 7 aprile. Nello stesso giorno tutti i componenti del governo e quindi i deputati e i senatori troveranno al proprio indirizzo email l'invito di Confesercenti ad accogliere proprio le richieste. Contestualmente il 7 aprile prenderà avvio la raccolta di firme per una petizione online a supporto e sostegno delle proposte di Confesercenti, per cui il successo sarà indispensabile il contributo di tutti gli imprenditori. Concludiamo con il calcio, una situazione alquanto singolare, quella che investe il mediano del Napoli, Zielinski, positivo ad un tampone rapido effettuato ieri di ritorno dagli impegni della nazionale polacca. Il calciatore, che ha già contratto il Covid nello scorso mese di ottobre, ha poi effettuato altri due tamponi risultando negativo. È stato poi il tampone molecolare a fugare ogni dubbio sul calciatore, risultato quindi un falso positivo, aggregato già ai compagni di squadra per la seduta di allenamento di questo pomeriggio. Ma non solo. Questa mattina il Napoli ha sottoposto ad un nuovo tampone anche i tre azzurri di ritorno dalla nazionale, Insigne, Di Lorenzo e Meret. I tre erano risultati negativi ieri e anche nella seconda tornata del pomeriggio hanno continuato ad allenarsi. Intanto ha presentato la gara di domani contro il Crotone Serse Cosmi, tecnico dei calabresi. Il Napoli ha recuperato tanti giocatori indisponibili ed è tornato a correre come previsto, dopo un periodo abbastanza lungo nel quale Rino non ha potuto attingere a piene mani, non avendo difficoltà in tutti i reparti. Per quanto le rose siano costruite bene, quando ti mancano i giocatori decisivi, nel lungo periodo soffri. Non so quello che potrà temere il Napoli del nostro Crotone, ma il calcio è imprevedibile e ce la giocheremo alla grande. Questo è quello che dobbiamo proporre, fare una grande partita in un grande stadio contro un grande avversario. Il Napoli che si è visto a Roma è un gruppo gestito molto bene da Gattuso che dovrebbe stare entro le quattro della Champions League. Dobbiamo fare una grandissima partita, se ci riuscissimo non è detto che basti, ma è un modo per potersi contrapporre. Era questa la nostra ultima notizia, io come sempre vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci.